eccoci qua, ore 10.51, futura Radio Station. Sta finendo mattinando. La prima ora. Sta finendo la prima ora e non siamo più soli. No, siamo diventati in quattro. Siamo in quattro e non è Katia che è ingrassata, ma no, ci sono due ospiti al nostro fianco, direttamente dal Mudù, Brando Rossi e Luigia Caringella. Buongiorno a voi. Buongiorno e benvenuti negli studi di futura Radio Station. Allora, grazie per l'invito. Ho saputo che anche a Bari nevica. Soprattutto a Bari nevica. Qual è la situazione meteo nella capitale della Puglia? Meno 10 saranno, no? Meno 15. Sono meno 10. Però le 11. Niente, no, Bari è un evento eccezionale. Cioè non succedeva da 55 anni minimo. Non esagerare. No, questo perché voi due siete venuti negli studi di futura Radio Station. Sarà per quello. Saperlo. E questo ha fatto nevicare. O venivamo domani oppure non lo so, dovevamo metterci d'accordo col tempo. Va bene. Allora io direi subito di iniziare a presentare i nostri ospiti. Va chiaramente bene. Per doveri di cavalleria inizio da Luigia. Ci mancherebbe. Luigia, come ti sei trovata a fare l'attrice comica? Come è iniziata la tua carriera? No, mi hanno buttata, mi sono trovata così senza volerlo. Io nel 96 ho cominciato con un altro gruppo, con Manuel e Manuel, nella Very Strong Family. E così è cominciato il mio percorso. Mi sono molto divertita. Io penso a divertirmi. Quella è la cosa che mi piace di più. La tua prima volta che ti hanno detto prova a fare l'attrice comica, come l'hai presa? Ci credevi oppure? Mi sono fatta un sacco di reset, prova a fare l'attrice comica. Era già una battuta. Allora, visto che comunque tramite internet ci ascoltano da tutta Italia, io ogni tanto dovrò fare, come quando è venuta lì a Cellammare, dovrò fare la traduzione simultanea. Mi sono fatta un sacco di reset, ho riso tanto. Abbiamo gente che ci ascolta da Genova, da Vicenza, quindi penso che sia comprensibile. Ah sì, sicuramente. Come ormai internazionale, certo. No? Sì. Giusto. Non è la baresità. Dicevi, ti hanno detto fai l'attrice comica, ti sei fatto un sacco di reset, però intanto. E poi i risultati sono stati abbastanza positivi. Cosa ricordi dell'esperienza con Manuel e Manuel, della Very Strong Family? Esperienza positiva, no? Ricordo praticamente, è stato, l'ho preso come un gioco, all'inizio era proprio come un gioco, quindi ripeto, proprio perché mi divertivo, è stata esperienza ludica. Ma come giusto che sia, penso. Insomma, infatti, ma noi, tuttora comunque, infatti, adesso a parte mai prendersi tutto, sul serio. Infatti, non bisogna prendersi sul serio perché sennò. Che altro mi sorge la domanda, comici si nasce o si diventa? Bella domanda. Ecco, secondo me si nasce. Infatti. Si nasce. Bisogna avere una certa appoggio, sì. Nella, ma sì, perché uno non è che inizia a fare il comico quando lo fa di professione, cioè se uno è un comico naturale lo fa da quando è nato, cioè anche con gli amici, ha sempre fatto ridere, poi di conseguenza diventa anche attore. Diciamo che però ci sono due tipi di comici, ci sono i comici come voi che lo fanno per scelta, i comici come Katia che fanno ridere, basta che parla involontariamente. E vabbè, sì, in effetti anche basta ascoltare il radio, però anche ride, quella però. È una dote innata, cioè è una bella dote. Katia, abbiamo scoperto una tua dote. Comunque è bella, è una cosa bella, fa parte della simpatia della persona quella, anche di far ridere anche non volendo, però. Non significa che sei scema. E allora noi che cosa dovremmo dire? No, Brando, invece la tua carriera come è iniziata? Ecco, cosa ricordi? Io ricordo la prima volta. La prima volta che hai fatto ridere in pubblico. Quando sono nato, praticamente. Quando sono uscito dal. In pubblico. Vabbè, il nostro. Ecco, ritornando a ragionarmi al fatto che. Non si diventa comici da quando si inizia a fare questa professione, ma lo si è da sempre. Per cui uno già si accorge con gli amici di avere una certa predisposizione. Già a scuola dava fastidio ai professori, faceva ridere tutti. Assolutamente sì. Vedo Luigi che lui. Solitamente mi sbattevano fuori. Per cui è stata una conseguenza naturale, perché nel momento in cui a un certo punto uno doveva iniziare a fare un lavoro, che faccio? Che cosa posso fare? L'unica cosa che so fare bene è quella, e per cui inizia a fare il comico. Era il terrore dei professori, magari gli stessi professori che poi quando si è diventato famoso hanno detto credevamo in te. Te l'avevo detto io, sì, come no. Come è iniziata comunque la tua carriera? Ho iniziato col teatro, come penso che quasi tutti. Il teatro è la scuola per l'attore, è una scuola, è una palestra. Per cui si inizia piano piano col teatro comico, prima dialettale, poi anche con il teatro d'autore.
fatto Edoardo, Molière, Goldoni, insomma, mi sono cimentato in varie. Hai iniziato esperienze. Fin da giovane, subito dopo la scuola oppure. Subito dopo il militare, ecco. Perché diciamo sketch nello sketch è stato che proprio mentre stavo iniziando a fare qualcosa in teatro mi è arrivata la cartolina del militare e mi ha bloccato sul nascere la carriera. Per fortuna non ho mollato dopo il militare, ho ricominciato. Hai piano fatto, piano. Hai fatto un corso a Bari oppure si sono migrare? Entrato in una compagnia che faceva sia laboratori che poi reclutava presunti attori, coloro che pensavano che potesse fare questo mestiere. Io ero stato selezionato per fare uno spettacolo da protagonista e appunto poi mi è arrivata la cartolina militare e non hai ho fatto, fatto più il protagonista al militare, per cui un altro avrebbe lasciato già questo lavoro, invece io non ho mollato. Ci vuole determinazione. Sì, sì. Luigi, invece dopo aver fatto militare ho ripreso. Dal tuo punto di vista è più facile per una donna fare la comico o più difficile? Ma no, non si tratta di essere donna o uomo. Comunque credo che bisogna avere quel non so che insomma poi aiuta. Ma che cos'è? Questo non so che quel non cos'è? So che non a caso si chiama quel non poco so di che, verve non comica, quel poco di verve comica che poi insomma ti aiuta a essere simpatica al pubblico in realtà. Quindi... Sì, perché voi dovete sapere che quello che vedete in video è il 10% di quello che facciamo. Cioè dovreste vedere quello che succede dietro le quinte. Dietro le quinte, esatto. Purtroppo è ancora più bello. È ancora più divertente, sia tra di noi che ormai sta diventando una moda. Quella che la gente certe volte ci chiede, ma perché non mandate in onda il backstage e non le barzellette? Vabbè, non ho capito, noi facciamo tanto e poi volete vedere. Sì, perché è divertentissimo. Non so perché. Da qualche anno a questa parte è scoppiata questa moda del backstage. Tutti quanti vogliono vedere dietro le quinte. Cioè si divertono più reali, di più. Si è più reali. C'è molta curiosità nel vedere come il rapporto che c'è al di fuori delle telecamere. Certo. Forse col fatto dei reality, no, che adesso da qualche anno è uscito fuori il reality, Grande Fratello, forse si è più propensi a voler vedere di dietro, non di dietro, sì. il lato B. Va bene, comunque bene. I nostri ospiti rimarranno con noi per tutta la puntata. Adesso io però mi devo fermare, c'è una bellissima canzone, i Jamiroquai con Blue Sky. Wow, bella. E eccoci qua, allora ancora con i nostri ospiti. Mentre andava in onda la canzone ci siamo fatti le migliori risate. Adesso cercheremo di far ridere anche il nostro pubblico. Che ti dicevo io, che dietro le quinte fanno più ridere. È vero. Allora al pubblico direi, venite tutti qua, così vi divertite di più. No, se no già lo studio è piccolo, non vorrei che poi tutta qua viva si presenti qua. Allora, Luigi, tu hai iniziato con la Very Strong Family, sì. Interpretavi una parte particolare che poi ti ha fatto conoscere la gente. No, non è più che particolare, non era la parte particolare, era il nome che era molto particolare. Tu eri in Dramalonga. Dramalonga. Che significa per gli amici? Dobbiamo tradurre per gli amici del Veneto. L'andrama Bari è la budella, praticamente. E lei era una budella. E a Bari viene detto Dramalonga, una persona alta e snella. È snella. Andiamo. E quindi io alta sì, snella, no, snella. No, vabbè, comunque, no, ma all'epoca ero snella, E per anni quindi la gente e di per Bari, anni sì, la gente ti ha, sì, ripeto, era molto divertente camminare per strada e sentirsi chiamare dietro Dramalo, cioè era questa cosa calorosa e quindi volevo nascondermi. Volevo nascondermi. Però insomma il pubblico poi alla fine. Brando, tu invece hai fatto tante parti. Quale ti ha lasciato di più qualcosa? O meglio, nell'immaginario della gente, tu sei più lo sciacallo o in clona? No, vabbè, dipende. Poi là dipende dai gusti anche. Cioè, no, il pubblico si divide. C'è chi magari preferisce più in trona. C'è più. Diciamo che per quanto riguarda, hai citato lo sciacallo, che è stato il primo successo televisivo, se vogliamo, con Catene. Io ho fatto le prime edizioni fino alla terza serie di Catene, dove facevo questo personaggio, appunto, lo sciacallo, che è rimasto, diciamo, impresso nella mente delle persone. Poi c'è stato Introna, di Medici a Capolino. Posso venire da te? Non più, all'epoca sì, potevi anche. Era anche più agile, adesso insomma. Sì, adesso mi sono ritirato da questo tipo di mestiere. Adesso che sono incorporato. Infatti, non si può fare niente. Perché mi sono ritirato?
fatto altri mestieri. No, adesso fa le macchine, gli esterni non li fa più, vero? Ah, appartamenti. Qualcosa di più grande. Anche gli studi radiofonici? No, no, studi no. Ah, ok, quindi stiamo tranquilli. Stiamo tranquilli. Sì, sì, sì. Tra le tante sitcom a cui hai partecipato, tu hai fatto Catene, del quale voglio ricordare comunque c'era due comici Acquaviva. Certo, c'è Dante Marmoni, Tiziano Schiavarelli, che saluto. C'era Tony Vavalle di Acquaviva, che salutiamo, il nostro caro amico Tony, che è stato ospite nostro qualche settimana fa. Certo. Poi hai fatto Sottano. Beh, Sottano, quello è venuto dopo Medici al Capolinea. Però. Medici al Capolinea era Capolinea bellissimo, ha fatto ridere tutta la Puglia, sì, o comunque tutta la gente che l'ha guardato. Certo, certo. Tra l'altro 180 puntate. 180 puntate, 180 puntate. Forse la serie più lunga consecutiva, come puntate consecutive, che è stata mai fatta qui da noi, dove chiaramente era uno specchio della realtà, la realtà della mala sanità da una parte, e in più c'era la parodia di Medici in prima linea col dottor Clone. Col dottor Clone, noi avevamo Giorgio Clone. Quello era George Clooney, noi eravamo Giorgio Clone, era il clone di George Clooney. Cioè, era un casino. Vabbè. E dove io facevo l'infermiere modello proprio, sì. Cioè quello che fa i casini in ospedale. Ma tu calcola che io ho la comitiva dove sono tutti infermieri, anche perché da qua io il 90% delle persone sono infermieri, io a qualcuno lo chiamo in trona. Perché vuol dire che no, non va bene. Qual è l'ospedale? Il Miuli qua. Il Miuli, evitalo. Mi ricorderò. Evita il Miuli. No, chiaramente scherzo e saluto tutti, certo, i miei amici, certo, infermieri. Comunque, tra le varie sitcom che hai fatto, qual è stata la più bella da, come attore? Beh, io dovrei dire, per me è sempre l'ultima quella che è la migliore. E quella che farò sarà la migliore. Per cui devo dire per forza Mudù, ma non per una questione di ruffianeria, perché è come dire, Mudù racchiude, ecco, varie situazioni, cioè racchiude tutta la vita, mentre il Medici al Capolinea è il settore degli ospedali, Catene rappresentava una certa categoria, il Mudù rappresenta tutti, dal carabiniere al medico, dottore, alla persona normale, cioè rappresenta tutte le realtà, per cui, e poi Noi per come giriamo noi giriamo proprio come il cinema, cioè noi andiamo nelle migliori location che ci invidiano tutti. Tu ci, ma dove è andata? Girato anche sulla nave della MSC, andiamo sulle navi, andiamo sulla montagna, sui treni, sugli aerei, cioè, ce le facciamo tutte. In ospedale, cimiteri. Sì, cimiteri vanno molto. Cimiteri è la nostra location preferita. Quel cast di comici è anche molto ci facciamo alto, un sacco di risate. Quindi là bisognerebbe realmente entrare nel vivo. Tra tutti i comici di Modù, il tuo preferito chi è? Brando Rossi. Chissà come mai. Vabbè, che domanda. Ti dobbiamo chiedere a me. È troppo semplice. Ma lo devi chiedere al pubblico. No, io lo chiedo a te. Secondo te chi di loro potrà magari fare qualcosa in più come carriera? Vabbè, Uccio ovviamente su tutti, perché Uccio oltre a essere, ripeto, mi fa fare la parte ruffiana. Io questo voglio, metterti in difficoltà. La sto per chiedere anche a perché Uccio, a parte come attore, va considerato anche come organizzatore, come produttore, come organizzatore, è lui che trova le location. Lui fa l'aiuto regista, si mette accanto al regista, tutto, elettricista, tutto. È una persona geniale, Uccio. È lui, sì. Della Maria Raele? No, Vito Cea, che salutiamo ovviamente. E niente, per cui gli altri sono tutti bravi, dai, da Umberto Sardella, Antonella Genga, Annabella Giordano, poi mi metti in difficoltà, poi mi fai perdere l'amicizia. Io ne approfitto per salutare Annabella Giordano, Annabella che è una mia cara amica, quindi la saluto. E ricordo Pier De Lucia, Pino Fusco, Giacinto Lucarello. Meno male che non ho detto che Annabella Giordano, ma mi sta proprio sopra Luigi Carangelo. Annabella Giordano, bravissima veramente, anche una mia cara amica. Io con Annabella Giordano ho fatto Calce e Carezze qualche anno fa. Quindi. L'ho conosciuta quindi, a quei tempi, ed adesso, è veramente una bravissima. Visto che hai citato il Mudù, approfittiamo anche per salutare tutti quanti, ho detto tutti i nomi, e ricordare un appuntamento molto importante, un evento unico quasi. Più unico che raro. Che il 25 dicembre, ovvero il giorno di Natale, noi siamo al Teatro Petruzzelli di Bari. Quindi tutti non so a Petruzzelli, mi raccomando, tutti 25 dicembre. Assicuriamo 2 ore di risate. Ore 21 ovviamente, per cui vi aspettiamo per passare un Natale. Allora diciamo, per prenotare il biglietto come possono fare? Allora, vi dovete informare presso no, su internet bookingshow.com.
www.bookingshow.com per gli acquisti online, oppure al botteghino del Teatro Celio. Quindi mi raccomando, il 25 dicembre tutti quanti al Petruzzelli per lo spettacolo di Mudù. Mudù, il Mudù Show. Luigia, invece a te ho messo lui in difficoltà, tu sei stato un po' più... Sì, ho avuto modo di pensare e di riflettere, però... Ora ti chiedo, visto che Brando non ci sta ascoltando, che difetto ha Brando sul lavoro? Brando? No, ma... Non glielo diciamo, te lo promettiamo. Fai finta che non ci sto. Non credo che... Cioè, sicuramente ha difetti, ma sul lavoro no, siamo tutti compagnoni, ci divertiamo molto, alla base c'è questo... ci sono anche momenti in cui litighiamo, non è, però fondamentalmente fondamentalmente andiamo d'accordo, siamo un bel gruppo, ci divertiamo, ci prendiamo in giro, quindi prendiamo in giro ognuno soprattutto lui è molto contento di questo, infatti per dire, perché non tutti hanno questa capacità di autoironia, di no. Tra l'altro, una cosa bella del gruppo Mudù è che siete sempre presenti agli eventi di beneficenza, spesso fate partite di calcio. Certo. Io ricordo quando una ne abbiamo fatta da Coia delle Fonti con una squadra femminile, Lecce e l'amministrazione comunale. Eravate in tanti, adesso non ricordo se c'eri anche tu, però. All'Aquaviva, sì, come no? Nel campo di patate del campo sportivo. Il campo di patate, me lo ricordo bene. E allora c'eri con una squadra femminile, sì, Lecce femminile, campo, era la squadra dove io lo e vincemmo, se non sbaglio. Esatto, ricordi bene. Però e fece anche io un passaggio dalla destra. Però questo vi fa era una bella giornata, perché Buccio ha sempre detto: se è di beneficenza noi ci siamo. In effetti, ne vedo tanti di questi eventi. Quando possiamo noi siamo sempre presenti, tant'è che il 28 dicembre abbiamo anche una serata di beneficenza all'ospedale di Trani, dove faremo uno spettacolo di cabaret a tre, che noi sai che facciamo anche serate singole a due, a tre, faremo con Pino Fusco anche, che è di Trani, per cui ha organizzato lui questa serata, per cui quando possiamo noi siamo sempre disponibili a qualsiasi evento di beneficenza. E quando vedremo anche le donne del Mudù giocare a calcio, perché quel giorno ricorderanno tutto in panchina. Certo, cioè, adesso lo richiederà lei. Questa è una bella domanda. Luigia, quando ti vedremo in campo? No, io sono a bordo campo, in campo ci sono, però dice che il calcio è per gli uomini, quindi voglio dire, facciamolo fare a loro. Chi lo dice questo, Luigi? È un gioco maschio. È un gioco anche perché noi ce ne diamo di santa ragione, pure, cioè nonostante sia di beneficenza. Quella, però, è la scusa. Non lo so, no, siccome noi siamo forti anche, perché ci tengo a dire. Vabbè, siamo forti, però. Noi vinciamo, ultimamente non tanto, però abbiamo sempre vinto quasi tutti i tornei. Allora non so perché le squadre che sanno di giocare contro di noi si organizzano, cioè mettono i giocatori forti, i giovani, e ce le danno di santa ragione pure. Infatti ultimamente stiamo perdendo perché ci hanno fatto come il Bari, vabbè, noi tocchiamo un tasto dolente, che stanno tutti infortunati, anche a noi ci sono quasi tutti gli effettivi, tutti infortunati. Io ricordo un altro evento allo Stadio della Vittoria ad aprile, durante l'Expo Levante, sempre lì c'era una squadra femminile, una squadra però di modelle, anzi c'erano due squadre femminili, una di modelle e una di calciatrici. C'era le modelle squadra... tutte sapevano fare fuorché giocare a calcio, però... Che pioveva quel giorno che non si capisce. Va bene. E quindi ti vedremo in campo, Luigi. Speriamo. È una promessa fatta agli studi. Vi prometto che uno di questi giorni sarò in campo. Va bene, comunque il nostro regista ci fa segno che è il momento di sentire un'altra canzone. Stavolta tocca a Pino Daniele con Bucci Bucci Man. Le 11:23, ancora in diretta dagli studi di Futura Radio Station. Ultimi 10 minuti con i nostri ospiti Brando e Luigia. Allora, salve, di nuovo buongiorno Brando, io a quelle che si sono sintonizzate adesso, no? Ciao. E a chi si è sintonizzato adesso, diciamo che può riascoltare la replica stasera dalle 22 alle 24. Ah bene. Allora, la sentiamo pure noi. Brando, se io ho due comici del Mudù, il minimo che mi può venire in mente è dirvi: raccontateci una barzelletta. Ma va, non ce l'aspettavamo. È nuova. Perché chissà che cosa ci chiederà. Vabbè, che barzelletta. Io, prima di dire la barzelletta, arrivo quest'ora, c'ho un buco allo stomaco. Bravo, è la stessa mia idea. Cioè, ci voleva una bella cioccolata. Se no, la barzelletta non mi viene. Un caffè. Io avrei desiderio di un bel piatto di polenta. Un piatto di polenta? Con questo freddo poi ci azzecca. A quest'ora. Io mangio sempre polenta. E a mezzogiorno che cosa mangi? Polenta. A mezzogiorno polenta? Sì. E lo spuntino del primo pomeriggio? Polenta. E vabbè. E scusa, e stasera a cena? Polenta.
scusa Brando, ma la tua digestione com'è? Polenta. Bellissimo, dopo questa barzelletta, allora torniamo a fare i seri. Se dovessi dare un consiglio a un giovane artista, un ragazzo di 15-20 anni che vuole intraprendere la tua carriera, non guardate Grande Fratello. E su questo siamo tutti d'accordo. Bene. No, poi, perché a parte gli scherzi, che dire, questo è un mestiere che non si, dove non si può insegnare quasi niente, secondo me. Nel senso che se si parla di voler fare il comico o in generale l'attore, non lo so. Un po' tutte e due, raccontaci un po' quando riguarda il comico, come si diceva prima, bisogna essere predisposti per fare il comico. Perché se uno si sente. Un ragazzo che si sente comico, però beh, magari vuole qualche consiglio. Il consiglio è di iniziare col teatro. Guarda, il consiglio che posso dare è di iniziare col teatro, fare veramente palestra col teatro. Qualche compagnia locale, anche amatoriale, non, e dopodiché pian piano incominciare a crearsi un repertorio e cominciarsi a far vedere, a fare provini, eccetera, eccetera. Però iniziare col teatro secondo me è importante, perché ti forma proprio come attore, anche tecnicamente. Luigi, il tuo consiglio invece quale potrebbe essere? Lo so, ci stavo pensando, però è difficile questa domanda. Cioè, non c'è una domanda di risposta. Ti suggerisco io, di iniziare col teatro. Anche se io sono un che non ha iniziato col teatro, io ho cominciato direttamente con la televisione. Però credo fondamentalmente per che. Per chi può iniziare col teatro. Poi, sì. È chiaro che se hai la possibilità di andare subito in televisione, tanto meglio, ci mancherebbe. Sì, in realtà sì, però. L'importante è un po' di comicità, bisogna averla nel sangue. Sì, quella è la perché base. È la base. Credere di essere comico ed essere comico. No, anche è perché un'altra cosa. È un controsenso, secondo me. Cioè, una persona che è antipaticissima non può fare il comico, no? Cioè, bisogna sapere già di essere un po' simpatici, e allora già è un punto di partenza notevole. Anche perché tu, Brando, se non ero iniziato con, diciamo, le sitcom, cioè dal teatro, poi le sitcom, sì. Fiction Rai. Ho fatto le particine, sì. Ovviamente, niente e anche di. Al cinema. Al cinema, sì, sono stato protagonista di film che sono stati girati, però film che sono andati al cinema locale, cioè in Basilicata, in Puglia. E colgo l'occasione per dare questa anticipazione che a maggio inizieranno le riprese del film di Uccio, che girerà Uccio. Il titolo è provvisorio, non me lo dire, non so se rimarrà quello. Non lo vuoi dire. Non me lo dire tu, perché non lo so. No, non me lo chiedere, casomai. Non me lo dire è il titolo, non so se rimarrà quello, però. A maggio inizieranno le riprese, che vedrà coinvolti un po' tutti noi del Mudù, e ci saranno delle partecipazioni straordinarie di gente famosa. Il film non voglio arrivare. Anticipare niente, anche perché non posso parlare. Possiamo neanche dire dove si girerà il film. Si girerà, sì, in Puglia, sicura. Puglia e Basilicata. No, facciamo un San Luigia. No. Precisamente non posso dire. Vabbè, diciamo che in Puglia può essere anche a raccogliere le fonti. Puglia e Basilicata. Comunque, a proposito di chi voglia far carriera, io ricordo, se una vuole iniziare con la radio, il programma Adatto è Speaker per un giorno, che parte oggi, condotto da me, Antonio Allegrini. Metteremo alla prova le nuove speaker. Un'ora sotto Torchio, vi faremo fare di tutto, quindi non perdete la prima puntata oggi alle ore 20 su questa radio. Io purtroppo devo salutare i nostri ospiti. Purtroppo per noi, saremmo rimasti volentieri. Avete trovato acqua viva innevata, mi auguro che la prossima volta ci sia il sole. Certo. Magari se vediamo prima le previsioni, così ci mettiamo d'accordo. Va bene. Brando, un messaggio alla fine, vuoi dire qualcosa a qualcuno? Ripeto, voglio rinnovare appunto intanto gli auguri di Natale, e per farceli meglio gli auguri vi aspetto al Teatro Petruzzelli il 25. No, vi aspetto con tutta la compagnia del Mudù, con Uccio in primis e noi in secondis. Quindi vi aspettiamo al Teatro Petruzzelli di Bari il 25 dicembre, ovvero Natale. Luisa, e ci facciamo gli auguri di persona. E ci facciamo gli auguri di persona. Io faccio gli auguri a tutti di buon Natale. Non mangiate assai, perché insomma voglio dire, se no poi ci troveremo dopo la Befana a metterci a dieta ferrea, come farò io. Le feste di Natale comportano anche questo. Sì, infatti. Comunque, da Brando Rossi, alias Introna o lo Sciacallo, e Luigia, alias Endra Malong. Auguri di buon Natale a tutti quelli che ci ascoltano. Noi intanto ci ascoltiamo Rihanna con Only Girl in the World.